Buon compleanno Jurassic Park, sono ormai 30 candeline e per l'occasione ho deciso di ordinare direttamente dall'estero un album che sarebbe dovuto arrivare direttamente in Italia dal momento che è prodotto dalla Panini e confido che ci arrivi prima o poi dal momento che vorrei completare la collezione. Ovviamente questo album è dedicato alle card su tutta l'esalogia per ora giurassica. Ma è arrivato il momento di aprire due bustine di questo nuovo fantastico album dedicato al Jurassic Park 30° anniversario. Partiamo con la prima, guardiamo cosa ci riserverà il nostro prossimo futuro giurassico. Ok, partiamo con la prima e vediamo, vedo già The Lost World, il prologo di The Lost World, una delle mie scene preferite di sempre, di tutta la saga. Vediamo con la seconda cosa ci offre, Girosfere da Jurassic World. Un design non troppo originale. Poi blu, questa è una doppia, ce l'ho già questa. Una buona carta olografica, nulla di speciale, doppia. Vediamo la prossima, attenzione. Triceratopo, design del 2015 di Jurassic World. Non è un design che mi fa impazzire, preferisco ovviamente la triceratopa di Jurassic Park. Anche in questo caso, nella specie triceratopo, due triceratopi ho trovato. Anche questa è un'altra doppia, Fallen Kingdom, anzi no, Jurassic World Dominion, Mosasaur. Proviamo con la seconda, magari saremo più fortunati a trovare qualcosa di più accattivante. Vediamo, vedo già Alan Grant, quindi card dedicata al primo film di Jurassic Park. Il momento in cui scopre che i dinosauri si sono riprodotti nonostante fossero tutte femmine. Proseguiamo, vediamo la seconda, attenzione. Bellissimo questo design cartoon, anche pop in questa carta olografica della Big One, veramente bello. Attenzione, vediamo il prossimo. Anche in questo caso abbiamo un design più cartoon che pop, sempre olografico, in questo caso di blu. Molto bella, mi mancavano tutte fino adesso, quindi sono abbastanza contento. Proseguiamo e vediamo cosa ci offre la prossima card. DNA 1997, quindi derivante dalla collezione di The Lost World. Vediamo un compi, una semplice carta olografica, nulla di speciale. Vediamo con l'ultima cosa ci offre, la penultima forse, Dino Tracker Gallimimo, questa ce l'ho già, è una doppia, me la ricordo. E concludiamo con Owen da Fallen Kingdom, dalla collezione di Fallen Kingdom.